Siamo qui con Massimo Dalla Vedova di Alliance Bernstein, consulenza 18. Dottor Dalla Vedova, questa manifestazione quest'anno si inserisce in alcune giornate un po' particolari per i mercati finanziari. Ecco, cosa possiamo dire agli investitori su quello che è successo negli ultimi giorni nelle borse internazionali? Innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, abbiamo visto delle correzioni importanti lunedì e venerdì precedente. Quello che ha sorpreso è che veniamo da sostanzialmente da un periodo molto lungo di volatilità estremamente bassa sul mercato, per cui prevedevamo anche noi, come molti altri, un aumento della volatilità quest'anno, ma probabilmente non una reazione così forte dell'entità che abbiamo visto. Abbiamo visto però ieri la borsa americana reagire in modo assolutamente differente, si è stoppata la vendita e anzi è tornata in territorio ampiamente positivo. Vedremo queste giornate. Sicuramente inizieremo un periodo di maggiore volatilità, ma non è sorprendente, come dicevo prima, è perché ci eravamo abituati a una volatilità fin troppo bassa. La dispersione dei rendimenti fra i titoli intramarket aumenterà la volatilità complessiva. E tutto sommato, per un gestore attivo come Alliance Bernstein, questo significa riuscire a trovare maggiori opportunità di investimento e di aggiungere valore appunto con lo stock picking. Ecco, una battuta sulla MiFID 2, che è un po' uno dei temi centrali di consulenza 2018. Gli effetti, forse è ancora presto per misurarne gli effetti sul mercato, ecco, ma quali scenari si aprono per il settore del risparmio gestito in Italia e in tutta Europa sostanzialmente? Sì, è ancora presto per fare ovviamente dei bilanci, perché è solo da gennaio che è entrato in vigore e secondo me ci vorranno dai 6 mesi a 1 anno prima di comprendere realmente quale impatto potrà avere questa normativa. Sicuramente l'impatto sarà a molti livelli, lungo tutta la catena del valore, quindi sia dalle società di gestione che dalle società che organizzano reti di promotori finanziari, di consulenti, finanziari, piuttosto che dal singolo consulente finanziario stesso. Il fil rouge che collega tutti questi tre elementi è quello della trasparenza, e questo credo sia comunque positivo a medio e lungo termine per il mercato. Noi siamo assolutamente favorevoli ad implementare sul mercato maggiore trasparenza, significa maggiore concorrenza leale, se vogliamo così dire, e quindi sarà alla fine un vantaggio sicuramente per i clienti, per gli investitori finali. Il singolo consulente finanziario credo dovrà un po' cambiare pelle, oppure cambiare, forse evolvere un po' la propria figura. E questo credo che ancora una volta a medio termine sarà positivo, perché darà al consulente finanziario ancora maggiore consapevolezza professionale e importanza nel ruolo che ricopre nel gestire il risparmio degli italiani. Grazie a Massimo Dalla Vedova. Grazie a voi, buona giornata.